For Industry TV abbiamo Massimo Franzaroli che è di Pulsar, sì. E che però insomma ha tanto da dirci, perché oltre a Pulsar c'è anche questo premio club, anzi tecnologia e passione, del quale dobbiamo assolutamente parlare. Ma cominciamo da questa azienda che nasce a Castelmaggiore in provincia di Bologna, che estende la sua area di interesse praticamente a tutto il mondo, passando però dalla Toscana. C'è molto da raccontare, quindi lascio sicuramente la parola a Massimo Franzaroli. Bene, ringrazio di questo momento in cui possiamo parlare del Club Tecnologia e Passione. La Pulsar ha goduto di clienti che gli hanno dato dei problemi da risolvere, e questi problemi da risolvere nell'ambiente del mondo cartario. Il mondo cartario, per quanto riguarda l'Europa, ha una base importante che è a Lucca. A Lucca si produce circa il 25-30% di carta per uso domestico che noi abbiamo nelle nostre case. Lucca ha un patrimonio storico importante in questo settore, ma il settore cartario è un settore che è relativamente piccolo e molto giovane, che le proprietà sono delle famiglie che hanno sviluppato questo business nel mondo. Mi hanno offerto le possibilità nel 99 di realizzare delle macchine dei gruppi speciali. Qualche anno dopo, per ringraziare tutte queste persone che ci avevano aiutato in ambito tecnico, sottoponendoci dei problemi e offrendoci la possibilità di crescita aziendale risolvendo questi problemi, quindi facendo delle macchine, trovando delle soluzioni, ho pensato che fosse il momento di dare un riconoscimento a queste persone, che non erano solo imprenditori ma erano dei tecnici che operavano nell'ambito della produzione delle cartotecniche e della trasformazione, per poter cercare di dirgli grazie. Dire grazie a qualcuno è un qualcosa che diventa difficile renderlo pubblico, no? Si possono fare dei regali, degli omaggi. In quel momento mi venne l'idea di poter fare qualcosa di pubblico ringraziandoli pubblicamente. Ci serviva un luogo, un posto dove poter fare questo. Volevo che fosse nel luogo dove si produceva la carta. Ne parlai con la Fondazione Lazzareschi, che è a Porcari, un piccolo paese che ha una grandissima concentrazione di aziende cartarie. Ci offrirono la possibilità di utilizzare il loro teatro, un piccolo teatro nella piazza della città, e insieme alla Fondazione Lazzareschi si organizzò questo evento che si chiamava Premio Tecnologia e Passione. Che è diventato un format. Che è diventato un format, che ha preso e si è trasformato, è diventato un club che oggi ha all'interno 12 aziende che lo sostengono, aziende che non sono solo italiane, che non sono solo costruttrici di macchine e che quindi hanno creduto in questo formato e lo stanno portando avanti. Torniamo invece su Pulsar, nel dettaglio cosa fate? Beh, innanzitutto ci pare di aver capito che per voi un problema è soprattutto un'opportunità. È vero, questo è un po' la nostra missione. Cioè, Pulsar è un'azienda che è nata come ufficio tecnico tanti anni fa. Nel 1900, allora, l'azienda ha cambiato nome, la Pulsar è nata nell'89, abbiamo festeggiato l'anno scorso i 25 anni di attività. Siamo nati prima come ufficio tecnico, abbiamo messo sull'officina, siamo nati al servizio delle aziende bolognesi che costruivano macchine, e quindi abbiamo lavorato per tutte le aziende più importanti della città di Bologna e della provincia. Poi abbiamo avuto questa fortuna di conoscere il settore cartotecnico e di poter oggi dire che abbiamo clienti in tutto il mondo, che vanno dall'Australia, Nord America, Sud America, Sud Africa, al Medio Oriente. La nostra azienda è un'azienda che sostanzialmente realizza impianti nel settore cartotecnico, e non solo, perché lavoriamo ancora nel settore farmaceutico e in altri settori, ma prevalentemente in questo momento operiamo nel settore della produzione della cartotecnica. Ringraziamo Massimo Franzaroli per la sua presenza e per il racconto della sua azienda e anche del premio e del Club Tecnologia e Passione. Grazie. Grazie, arrivederci, a presto.